ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video tricks, perché vi voglio svelare quali sono i miei segreti o comunque le cose che utilizzo io per avere una bella pelle, nel senso. Io sono molto fortunata di mio, però negli ultimi anni ho imparato a prendermi molto più cura della mia pelle rispetto a quando ero più piccola, perché quando ero più piccola non avevo mai voglia, diciamolo. Vi faccio anche vedere come mi faccio i cerottini anti punti neri per il naso fatti in casa, quindi è una cosa comoda. In più, ad un certo punto del video vi mostro proprio al lavoro la linea Sì che perdi Dr. Jart, questo video in collaborazione con loro, perché vi faccio vedere che effetto ha sulla mia pelle e che effetto ha avuto soprattutto nel lungo periodo, perché vi metto anche il prima e dopo, quindi vi faccio vedere proprio come ha reagito la mia pelle nei vari mesi di utilizzo. Io vi lascio subito al video e attenzione, perché sta per arrivare una faccia molto stanca, struccata, con tante imperfezioni. Preparatevi. Allora, per essere un pochino più chiara, voglio dividere questo video in zone del viso, quindi farò zona delle occhiaie, zona naso e zona tutto il viso. Allora, iniziamo dalle occhiaie, che sul mio viso, oramai lo sapete, sono sempre belle entranti, belle preponderanti, perché io ho questa peculiarità, ovvero la mia zona delle occhiaie rientra molto all'interno del mio viso e quindi crea un'ombra che a prescindere non potrò mai togliere, però posso tentare di modificare il colore della mia occhiaia, quindi evitare che tendano troppo al violaceo. L'unica cosa che su di me funziona è questa cosa qui, ovvero un buon tè, non da bere alle 5 del pomeriggio, bensì da utilizzare sulla zona delle occhiaie. Allora, queste qui sono due bustine di tè verde, che è drenante, restringe i vasi sanguigni e sveglia molto la zona. Se per caso vi siete fatti il vostro tè verde la sera prima oppure la mattina, non buttate via le bustine, perché queste bustine sono la manna dal cielo per le nostre occhiaie e anche e soprattutto per le borse, perché restringono i vasi sanguigni, quindi ovviamente tutta la zona bluastra o violacea sotto gli occhi diventa meno evidente. Fa anche pulsare la pelle, soprattutto se le utilizzate freschi, quindi lasciate raffreddare oppure mettetele all'interno del frigorifero. Basta che le applicate sulla zona delle occhiaie o sopra gli occhi nel caso abbiate anche delle palpebre abbastanza pesanti, oppure soltanto nella zona sottostante, quindi la zona delle occhiaie, per 5-10 minuti. Vi mettete lì sul letto, vi rilassate, le lasciate in posa e vi assicuro che con la costanza funzionano davvero molto. Sgonfiano davvero tanto e anche il colorito dell'occhiaia viene attenuato. Altro metodo che utilizzo tranquillamente come decongestionante per la zona delle occhiaie è il cucchiaino. Il cucchiaino freddo, ragazzi, è uno dei metodi migliori per far sgonfiare la zona delle occhiaie. Voi lo prendete, lo mettete in freezer per 2 minuti all'incirca e ve lo applicate sulla zona delle occhiaie. Lo tenete su all'incirca 5 minuti ad occhiaia. La mattina è un trucchetto perfetto da utilizzare prima del trucco e prima della skincare. Naso. Allora, amici, nel caso voi siate un po' addicted ai puntini neri sulla zona naso, fronte, eccetera eccetera, io oggi vi faccio vedere un metodo che utilizzo ogni tanto nel caso non abbia in casa i cerottini antipunti neri. È un vero e proprio cerottino antipunti neri fai da te homemade, oltretutto con cose che tutti noi abbiamo in casa. Ci serve soltanto un uovo, o meglio l'albume di un uovo, e della carta igienica o delle garze sterili. Vedete un pochino voi che cosa avete in casa. Adesso vi faccio vedere come si fa. Apriamo il nostro uovo e recuperiamo l'albume e facciamo un gran casino. Bella Alice, brava, guarda casino che hai fatto. Abbiamo il nostro albume, potete farlo tranquillamente anche con le mani, ma io preferisco il pennello. Prendo un pochino di albume e lo vado ad applicare sul naso, sulla zona dove vogliamo togliere i nostri punti neri. A questo punto prendiamo la carta igienica e ne strappiamo dei pezzetti da applicare sul naso e andiamo di nuovo con un pochino di albume, perché dovremo creare diversi strati. Io ho visto tantissime guru americane che utilizzano questo metodo e vi assicuro che funziona. Io l'ho provato un paio di volte. Andate avanti all'incirca per 3 o 4 strati e sentirete proprio che la pelle inizia a tirare, perché l'albume si seccherà. Per fare più in fretta potete utilizzare il phon e potrete strappare via tutto. È un metodo economico e funziona, ragazzi. Secondo me è molto utile conoscerlo, semplicemente perché magari dobbiamo fare una cosa particolare, un evento, che cavolo ne so, non abbiamo i cerottini, possiamo comunque crearceli da soli a casa senza tante robe strane. Tipo, io avevo visto video magari con la gelatina, video con le polveri particolari, le polveri di caucciù, queste cose qui, e ho detto sì, vabbè, chi ce l'ha in casa e carta igienica e uova di solito ce l'abbiamo tutti, quindi insomma mi sembra un pochino più utile come cosa. Vi sentirete un po' nel mondo di Art Attack, ragazzi. Lasciate asciugare, successivamente li strappiamo via. Vedete come rimane appiccicato? Funziona, però mo ci andiamo a lavare.
vedrete un po' di rossore perché appunto mi ha strappato via tutte le cose. Adesso viso. La linea di cui volevo parlare in questo video qua è questa, ed è la Psyche Perdi Dr. Jart. Questa linea qua ve l'ho fatta vedere su Instagram all'incirca un paio di mesi fa. Quando mi è arrivata io ho iniziato a testarla, ed è proprio questa qui che vedete. Infatti se notate è tutta sporca così, perché l'ho utilizzata davvero tanto. Ad esempio se vedete il livello del siero è all'incirca a metà, perché l'ho utilizzato davvero tanto. Questa linea qua mi sta un po' salvando la vita, e vi spiego perché. Quando mi hanno mandato questa linea Psyche Perdi, ho iniziato a utilizzarla così, tanto per, e non avevo nemmeno letto bene che cosa faceva. Mi sono resa conto di cosa faceva con i giorni che passavano, perché vedevo la mia pelle che cambiava. Vi assicuro, ve lo giuro, a prescindere da questo video in collaborazione o non in collaborazione, che questo siero e questa crema messi assieme con costanza durante i giorni mi ha davvero migliorato la pelle. È molto molto meno arrossata, è molto meno sensibile, e il siero, che è appunto un siero riparatore, mi pare proprio che mi abbia tolto degli arrossamenti, delle irritazioni. Mi sembra che mi abbia un po' ristrutturato la pelle nei punti in cui ne avevo bisogno. Per la mia tipologia di pelle è perfetta anche come base trucco, il che non è scontato, poiché pensate che la prima volta che ho aperto Psyche Perdi l'ho vista e ho detto: questa è una maschera, non solo perché è verde ma anche perché è bella intensa, è bella corposa, non dà fastidio sulla pelle e non senti una crema troppo pesante, soprattutto anche come base trucco tu non la senti durante il giorno, però è presente, anche perché è presente all'interno della crema un SPF 30, che ragazzi in ogni stagione, ma in particolare ora che si va verso la bella stagione, è obbligatorio avere un SPF alto nelle creme, mi raccomando, perché rischiate veramente di ritrovarvi a 35-40 anni ed avere una pelle che cade a pezzi perché non ve la siete protetta dai raggi UV. Quindi siero, e la cosa carina è che voi quando lo svitate avete già la quantità necessaria nella pipetta e non dovete prenderne di più, e lo andiamo ad applicare. Questo siero qui mi ha riparato la vita, ragazzi. E crema, che adesso vi faccio vedere, è verde, ma a contatto con la pelle, quando la applicate, si uniforma il colorito e quindi diventa quasi una BB cream, non è una crema vera e propria, non rimane verde ovviamente. Adesso che andiamo verso la bella stagione, secondo me è perfetta anche da utilizzare senza nessun fondotinta sopra. Non so se notate la differenza, però mi pare che si veda. Vi allego delle immagini di repertorio per farvi vedere com'era la mia pelle prima di iniziare a utilizzare il siero e la crema Psyche Perdi. La mia pelle è sottile come un foglio, si vede qualsiasi cosa, si vedono le microvenuzze sotto la pelle, ho anche dei punti di leggera puperosa che quindi negli anni andrà sicuramente a peggiorare, e soprattutto sono molto molto sensibile a determinati tipi di ingredienti. Vi assicuro che questa linea qua mi ha veramente dato una mano e mi sta dando una mano tuttora, quindi segnatevela e quantomeno dategli un'occhiata, perché merita, merita. Adesso che abbiamo fatto tutti questi tricks per avere una bella pelle, diamoci un pochino una ristrutturata. E voilà, dopo la fase di ristrutturazione, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi svelato qualche trucchetto che magari non conoscevate. Se volete svelarmi i vostri trucchetti, lasciatemi un commento qua sotto che mi fa super piacere, li leggo sempre volentieri, e noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Vi mando un grande bacio e ciao a tutti!